stasera con noi è l'inizio di una nuova vita. Eccoci. Cari amici e soprattutto cari amiche, benvenuti, benvenuti a Porta Lupi Circus Night. Siamo a Portaluppi Circus, è il titolo di questo evento. Io sono il curatore generale della Fondazione Portaluppi. Questo è un evento che è nato in brevissimo tempo e ha coinvolto tantissime persone. Ripetere di essere niente. Esercizio numero 3. Dire che si ama tutto quello che si odia. Esercizio numero 4. Dire che si odia tutto quello che si ama. Abbiamo provato a ragionare in particolare sull'idea che Portaluppi fosse un architetto istrionico e per lungo tempo la fondazione non ha avuto particolare movimento e allora si è deciso di iniziare un'attività tentando di capire cosa bollisse in pentola e da lì è nata l'idea di Portaluppi Circus. Portaluppi è un architetto da repertorio, ci è venuto in mente di ragionare sull'Italia di quel tempo, l'Italietta che poi è stata tradotta Little Italy, e nei giochi di parole tra rivista a rivista è nata una rivista pensata in un giorno, realizzata in un giorno. Lo spettacolo invece è stato lasciato alla parte più circense dell'evento notturno e contemporaneamente c'è questo strumento che si chiama Tweetbook che ha iniziato per tutto il salone a costruire il Tweetbook, cioè a partire dai tweet con un'applicazione pensata da U10, costruire da degli hashtag dei rulli, dei rotoli secondo degli argomenti, le vedete qua dietro degli esempi. Tutto questo ha fatto Portaluppi Circus. È la cura editoriale di questa rivista fatta in un giorno che si chiama Little Italy, pensata con Stefano Mirti e di Gioia Guerzoni. L'idea è nata da, per caso, io facevo la traduttrice quindi sono l'unica un po' outsider, però per caso ho trovato questo link a un libro che è stato creato in 6 giorni da 6 artisti e 6 scienziati, allora ho pensato è un formato che può funzionare anche per noi, però mettendo insieme 24 progettisti o 26 e creando un PDF cartaceo digitale in 8 ore praticamente. Questo è il primo esperimento, magari poi se ci piace ne facciamo di più, però ho curato tutta la parte editoriale, redazionale poco perché molti hanno dato immagini e non scritto e a fine serata abbiamo gli originali e un PDF che verrà stampato. Penso che vada tutto bene, è una bella serata e vorrei dare il microfono a qualcun altro. Penso che vada tutto bene, è una bella serata e vorrei dare il microfono a qualcun altro. Penso che vada tutto bene, è una bella serata e vorrei dare il microfono a qualcun altro. Signori, ma soprattutto signore, anche questa è un'opinione! Lo strumento di cui vi ho parlato, Tweetbook, è pensato da U10 e da Michele Aquila Studio. E Michele Aquila ve lo racconta. U10 è una piattaforma che si occupa di editoria digitale. E abbiamo, parto da un po' più lontano, stiamo sperimentando come organizzare e curare contenuti che passano su social network. E abbiamo costruito uno strumento per fare questa cosa. È basato su Twitter, permette di filtrare, organizzare, esportare e condividere un ebook
basato su immagini e testi che passano su Twitter. Qui c'è una prova con una stampa a rullo continuo, che è la versione fisica di questo libro. In alternativa lo strumento permette di produrre anche ebook e PDF. Sarà in beta pubblica per un paio di settimane, poi contiamo di rilasciarlo per gli amanti dell'ordine, per la cura, chi chiama curare contenuti che passano sui social network. Alla costruzione di Little Italy, che è la rivista, hanno partecipato Francesca Benedetto, Dennis Bonapace, Fulvio Bortolozzo, Paolo Cascone, Alessandro Contini, Simona Costanzo, Michela Dossi, Carmen Kuster, Peter Lang, Francesco Daniele Librizzi, Giannino Malossi, Alessandro Mininno, Pierluigi Nicolin, Matteo Poli, Michele Porcu, Alessandra Raso, Umberto Riva, Filippo Romano, Zoe Romano, Giacomo Scandurra, Andrea Sartore, Antonio Scarponi, Adelaide Testa, Beniamino Servino, Elio Caccavale e Andrea Volpe.